Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto è gioia. Allora, elezioni europee? Trionfo di Salvini, il PD più o meno sempre lì, tracollo del Movimento 5 Stelle che dimezza i voti praticamente rispetto alle politiche di un anno fa. Però questa è la situazione italiana. A livello europeo, fondamentalmente, nella composizione del Parlamento non è cambiato un gran cazzo. L'unico dato veramente interessante è che i giovani in tutta Europa hanno votato i partiti ambientalisti, che hanno preso quasi il 10% in più rispetto a 5 anni fa. Però i dati dicono sostanzialmente che Salvini è il politico più apprezzato in Italia e che il Movimento 5 Stelle, dopo solo 11 mesi di governo, è completamente crollato nella fiducia degli italiani. Voglio sentirvi su questo. Andiamo con elettori, sostenitori del Movimento 5 Stelle e anche salviniani. Dai, sentiamo. Maurizio, Maurizio, bruciore di culo per le elezioni. Maurizio, dica, dica cosa ne pensa. Movimento 5 Stelle. Vabbè, che me fa schifo sta roba, voglio dire. Le fa schifo sta roba quale? Non si capisce. Me fa schifo sta roba dei risultati delle elezioni. Perché le fanno schifo? No, non ne voglio manco commentare, guarda. Sì. Non... Movimento 5 Stelle scomparso, scomparso, dimezzato rispetto alle politiche. Come mai? Come mai? Non so. Però un po' gli brucia il culo. La ringrazio. No, di che cazzo mi ringrazia? Io non buona sono. Non sono il padre eterno, non sono il padre eterno. Salvini al 34%, se l'aspettava? Cosa succederà adesso in Europa? Cosa succederà? Pronto? Niente, questo gli bruciava il culo, ragazzi. Un altro bidet, via, un altro. Andrea, Andrea, sentiamo Andrea dal Veneto. Andrea, le elezioni come sono andate? Ma secondo me magari qualcosa Di Maio ha sbagliato. Che cosa ha sbagliato Di Maio, dica? Ma secondo me fare il reddito di cittadinanza, secondo me... Una cazzata? Sbagliato la grazia, esatto. Okay. Salvini quello che dice finora ha fatto. Sì, tipo, mi faccio un paio di esempi. Beh, ha fatto la legge sulla legittima difesa. Sì, tutto sommato è ancora al vaglio della Corte Costituzionale, non cambia granché. Sì. Adesso spero che tolga le accise come aveva promesso. Sì, questo doveva farlo però nel primo consiglio dei ministri, sono passati 11 mesi. Sì. Adesso aumenterà pure l'IVA 25%. Ecco. Ecco, sì. E poi che cosa farà in Europa, dica? Non lo so, spero che faccia del bene. Sì, no, però dico, il suo gruppo parlamentare alle elezioni europee ha il 7%. Sì, è un po' poco. È un po' pochino, sì. Credo in lui, speriamo che faccia bene. Speriamo che faccia bene. Che cosa farà, secondo lei, che cosa farà in Europa? Non so cosa potrebbe fare, insomma. No, diciamo Salvini già è stato in Europa, no? Come parlamentare europeo per 10 anni. Sì. E cosa ha fatto in questi 10 anni? Adesso non è che l'ho seguito tanto. Non l'ha seguito perché non ci andava. Non ci andava, ha fatto il 2,7% di presenze. 2 volte su 100. Così poco è andato su. Eh sì, 2,7% di presenze. Quasi mai è andato su. Quasi mai, insomma. Lei è mai andato a lavorare 3 giorni su 100? No, ci vanno sempre. Se andasse a lavorare 3 giorni su 100, il suo datore di lavoro, che cosa le direbbe? Penso mi licenzierebbe. La licenzierebbe. Lei però ha votato come suo rappresentante in Europa una persona che è andata a lavorare 3 volte su 100. Si sente un po' coglione, sì. Comunque spero insomma che ma certo. Va bene, le do un abbraccio, lei è in confusione totale, non ha capito un cazzo. Arrivederci, salve. Andiamo in Calabria. 5 Stelle deluso. Pronto. 5 Stelle deluso. Il sistema mediatico, sì. Al potere. Dal dopoguerra, sì. Dal dopoguerra e poi abbracciato da Berlusconi nel 93-94. Sì, stiamo partendo un pochino dalle origini dell'uomo, vorrei buttarci dentro anche due dinosauri, un meteorite. Subito, il potere mediatico, sì, ha preferito spingere la Lega a giusto buon anno di governo, sì, e affossare i 5 Stelle. Ma scusi, a me risulta che i rappresentanti di 5 Stelle fossero in televisione tutti i giorni come tutti gli altri. No, un fatto è esprimere le idee, un sì, fatto è essere attaccato dalla Gruber e tutti quelli, sì, ma... amici suoi del PD. Quindi secondo lei essere attaccati dalla Gruber fa bene alla campagna elettorale? No, quelli che si dicono di sinistra, sì, i Renzi, i Zingaretti, hanno preferito spingere pensando che poi la fine sarebbe avvenuta dei 5 Stelle, sì, per poi ritornare al duopolo. Che è il duopolo? Perché io mangio quello che mi dicono il sistema, io mi vesto come dice quello che... Scusi, le metto una pulce nell'orecchio, non sarà che questa classe dirigente del Movimento 5 Stelle è fatta di gente che non sa fare un cazzo? No. E cosa fa? Diciamo... Di gente semplice, sì. Sì, anche troppo semplice. Non nelle strutture, di gente non... nel sistema economico, degli imbrogli, certo, cioè gente che non sa un cazzo, sa un cazzo di niente, perché le poltrone le dovete lasciare. Ma guardi che le poltrone se le prese tutte il Movimento 5 Stelle. Va a lavorare Radio Radicale, va a lavorare. Che cazzo me ne frega a me di Radio Radicale, non li conosco neanche. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, che cazzo vuole, io guadagno 300.000 euro all'anno, che cazzo me ne frega di quei pezzetti di Radio Radicale. Tutte le poltrone si sono prese tranne la sua, che è lì a casa a grattarsi
coglioni con reddito di cittadinanza, ma dai. Ma sta dicendo? Io sono un lavoratore. Ma quale lavoratore? Ma lei ha lavorato sempre in nero, vada a fanculo, dai, vattene a cagare. Ma vai a raccogliere i pomodori, testa di cazzo, dai, che hai buttato quattro sciacquati che sono durati 11 mesi. Fai un confronto con me. Ma quale confronto devo fare? È durata più una mia chiavata che il Movimento 5 Stelle, dai, ciao, grazie, ciao, grazie mille, ciao. E chiudiamo con il lupo, lupo Mané, a caldo. Appena sento la parola elezioni europee mi si stringe il buco del culo. Perché? Proprio, mamma mia, proprio gli italiani hanno dimostrato di essere quello che sono. Una massa di coglioni. E quindi non sei soddisfatto? Ma per niente, pronto, porca puttana. Questi hanno fatto un passaggio al Movimento 5 Stelle, alla Lega. Sì. Questi bendastellati dal cazzo. Cioè, voglio, a quale persona devono vedere bene chi vanno a votare. A parte devo mandare a fare in culo a quell'altro 50% che non hanno votato. Beh, ma questo è un trend, tanti anni. È la cosa più grave di quest'Italia. Quest'Italia che si sa solo lamentare e poi non va a lavorare. Prosti coglioni rotti in culo, dovete andare a votare. Andate a fare in culo proprio, ci hai detto nel cuore. Però scusa, lupo, tanta responsabilità dei terroni, Sì, i terroni, proprio i miei compagni, una massa di pezzi di merda. Scusa. Perché Salvini vi ha mandato a fare in culo il terrone, la pozza della merda dei napoletani. Questo l'hanno votato un po'. Ma la gente dimentica, lupo. E mi sento anche il pesce, invece di farselo mettere in culo, se lo devono mettere in bocca, così il fosforo arriva al cervello. Se il pesce lo metti in culo, col cazzo levi il fosforo dal cervello. Però una cosa ce la ricordiamo sempre, lo slogan, lupo. Sempre il mio slogan alle europee, alle comunali e nazionali. Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cate freddo. Ciao, forza Europa, forza Europa, lupo, ciao. Madonna mia.